Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella nuova puntata del Sim Sala Show. Oggi siamo in compagnia di una vera e propria web star, milioni e milioni di visualizzazioni Facebook, YouTube, Instagram, di tutto e di più, Angelica Massera. Prego, prego. Vuoi una mano, no? No, caro, grazie. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Come ti trovo? Sei in forma, dai. Ok, sei in forma, rilassata? Sì, sì, in forma. Pronta alla magia? Sì, non vedo l'ora. Ti piace la magia? Sì, sì, molto. Ah, ok, bene, sì, quindi già sono un passo avanti. Mi affascina. Pure io? Scherzo. Allora guarda, non ho voluto vedere una cosa perché mi hanno detto tutti che sei brava a imitare le risate delle donne, sì. Io non me la sono voluta spoilerare questa cosa. Ah, sì? Qui no, okay. Non me la sono voluta spoilerare, però ti chiedo subito una domanda a bruciapelo: qual è la risata più divertente e più figa che sai fare? Quella che ride a pecora. A pecora? Sì, cioè non che ride, cioè, che senso? È che sembra una pecora quando ride, esatto, sentito. Sembra, cioè le donne ridono. Che ridono quando a pecora. Sì, sembra che è una pecora. Sembra, possiamo dirla? A vederla, sentirla. Possiamo sentirla? Sì, ok. Vai, al mio 3, 1, 2, 3. Sono quelli che ridono così. Pure io ridono così. No, perché mi hanno detto che a volte invece hai una risata che assomiglia alla mia risata, perché è la silenziosa, possibile? Ah, sì, può essere. Com'è? È quella che dico, sì. È quella. Questa è quella, proprio quella lì, perché io... Sei un misto. Io ho due risate. Ok. Ah, è okay. Proprio la mia, capito? Vabbè, ma siamo un misto tutti quanti di risate. Bene, 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 fa piacere, bene. E sei seguitissimo comunque, Facebook, Instagram, sì. 500.000 like su Facebook. Su Facebook, sì. 300.000 iscritti su YouTube. Su YouTube. Sei amatissima proprio da tutti, sì, no? Pare di sì. Bene, sì, questo, sì, no? Vero. Però fai video che coinvolgono problemi soprattutto delle donne, è sì, vero? Sì, sì. Riesci ad avere anche un pubblico maschile o sono solo donne che si rispecchiano in quello che fai? E... La maggior parte è femminile il mio pubblico, per l'80%. Per l'80%? Sì, sì. Ah, ok. Però praticamente i maschietti ci sono. Il contrario mio. Lo so. E io... ahimè, 75% di uomini e 25% di donne. Le donne devono imparare ad apprezzare di più la magia. Pure sì. I baffi, perché anche i baffi. Forse ci sono i baffi che non piacciono. Sempre, non lo so, sai. Non mi piace. Oggi la barba, vedi? Poi magari quando tornerà di moda il baffo sei avvantaggiato. Ma adesso va di moda la barba, quindi. Sì, sì, sì. Forse però io perché sto 10 anni avanti, mica per niente. Ah, no, 10 anni indietro, perché il baffetto andrà. No, perché andranno ancora di moda, non è che per altro. Ah, ok, tutto torna di moda poi, certo, quindi fai bene, è tutto un ciclo, insomma. È vero, è vero. Quindi 80% donne. Sì. Allora, sì. Facciamo una cosa, è una cosa che mi viene un po' così. La vuoi sapere una magia? La vuoi scoprire una magia? La vuoi? C'è un trucco? Sì, lo vorresti scoprire? Eh sì. Allora, vorremmo fare una sfida, per esempio. Se fai una storia qui, sì, adesso, sì. E in che so, fino alla fine della puntata mi seguono 300 donne, se mi tagli, mi seguono 300 donne, ah, io ti spero una magia. Ah, voglio... io? Fare culo. No, almeno guarda un po' di donne. Va bene, può, okay. Provare? C'è il telefono qua? Sì, certo. Vai, c'è mia figlia, vieni. Vai. Come no? Facciamo questa prova, vediamo se il baffo... Allora, io sto a... Grazie, sto a 14.300. Ah. Io ti prometto che se... tu devi convincerti, chiaramente. Ok, cioè, va tu bene, devi dire... è una sfida, diciamo. Se dai, vuoi, una scommessa, diciamo. Dai, esatto. Sì, prende il telefono. Ti svelo una magia, 300. Ok, quindi come ti... Gianluca Federico Magician. Allora, ok, adesso dico questa cosa e... Vediamo. Vai. Allora, ragazzi, stiamo facendo una scommessa io e il mago Federico. Se lo seguite, sì, entro la fine della puntata, almeno 300 donne. Mi svela un trucco. Seguitelo. Perfetto. Vai. Allora, come ti chiami sulla... Gianluca Federico. Gianluca. Mi trovi subito, tanto. Ti trovo subito. Sì, sì. Ma Gianluca Federico è tutto un nome? Io, per fare il simpatico, dico che il cognome l'ho fatto sparire. Meraviglioso. Sono un
Federico. Gianluca Federico. Magician, mi rovi, dai. Quanti Gianluca Federico ci possono. Sai che mi sa c'ho un problema? Che c'avete il wifi qui? Vabbè, se no la mettiamo dopo. Aspetta, perché? Aspetta, io intanto la salvo per sicurezza. La salvi? La salvo, esatto. E vediamo, perché mi prende il telefono, però non benissimo. Vabbè, non ti preoccupare, dai, se no la mettiamo dopo, dai. Non la mettiamo dopo? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Poi magari ti faccio una videochiamata e te la spiego. Vediamo, Gianluca. capito. Vabbè, io però l'ho salvata. Dai, vai, va bene. Quindi, ok? L'hai salvata, benissimo, sì, sì. Benissimo. Allora, quindi saprai che io sono un mago, no? Sì, lo sai? Sì, sì, lo so. Bene. Si è capito. Ti vorrei fare un gioco di magia. Ok, ti vorrei fare un gioco di magia. Beh, però in realtà questo gioco no, non lo farò io, ma lo farai tu. Ah, ti io? Senti un po' maga? Circe. A volte. Vabbè, lasciamo stare. No, no. Come vedi, tra me e te c'è qualcosa di diverso. Principalmente una cosa. Te l'abbiamo detta prima, i baffi. Oh, i baffi, vai a portare anche per te. Ma io ce l'ho, solo che mi levo. No, però questi vedi, te li attacchi così, eh. Oh, che vedi, stai benissimo, stai benissimo. Il cappello da mago, sali, ma prova a salire un attimo, un secondo. E ovviamente perché i maghi hanno il, eccolo, mazza che presa, hanno il cappello, no? Quindi adesso tu sei un mago, ok? Te la senti? I baffi bianchi, almeno. No, per differenziarci un pochettino. Perché sono vecchia, vero? No, non mi permetterei mai. Allora, hai un anello, quindi me lo vorresti questo? Prestare? Sì, va benissimo. Ma è costoso? Un pochetto. Ci tieni, quindi? Si vede? Un pochetto, insomma. Ok, guarda, io lo coprirò in questo modo, sì? Con questo foulard, ok? Ti chiedo, per favore, lo devi tenere così, ok? Allunga la mano e devi rimanere 45 minuti in quella posizione. Ma che sono? No, scherzo. Ah, ovviamente qui ho portato anche, scusami, te lo dovevo dare all'inizio. Dov'è? Eccolo qua. Un portafoglio, ok? Ok. Il portafoglio lo lasciamo lì. Va bene. Va bene? Ok. Ti manca qualcosa però. La conosci una parola magica? Sì, Sarabim. Vecchia, aspetta. Proviamo con la bacchetta. Bibibibibu. Allora, facciamo così. Se mi tieni la bacchetta così, intanto spiego il gioco ai ragazzi che stanno... Dai, già, questa è una bacchetta ballata, dai. Questa è la bacchetta. Ok, vai. Ok. Sei tu il mago? Sì. Okay. Quell'anello sparirà. Ok? Sparirà. Ok? Con noi, Al mio tre. Al mio tre, parola magica. Uno, due, tre. La parola magica. Bidibibodibu. Sì, va bene. Bidibibodibibu. Niente? No. Allora, qua. Li facciamo. Allora, al mio tre, un'altra parola magica, ok? Uno, due, tre. Simsalabim. Ancora qua. Ma tu lo senti proprio? Lo sento, eccolo. Lo senti? Allora, ti do una mano. Allora, adesso al mio tre diciamo insieme statapim, statapem, pa. Ah. E l'anello sparisce, al mio tre. Vabbè. Uno, due, tre. Statapim, statapem, pa. Questo non doveva accadere. Guarda, tagliamo. Aspetta. Però qua c'è un borsellino. C'era un borsellino? Sì. Io non lo so se viene, sinceramente. Sai cosa ci vorrebbe essere dentro questo borsellino? No. No? No. Dentro questo borsellino c'è un altro borsellino. Aspetta, sai cosa c'è dentro questo borsellino? Un altro borsellino. Aspetta, proviamo. Dentro questo borsellino c'è un altro borsellino. Ah, indovinato. E sai cosa c'è dentro questo borsellino? Un altro borsellino? No. Dentro questo borsellino c'è un fazzoletto. E dentro questo fazzoletto c'è esattamente. No, che spettacolo! È magia. L'hai fatto tu. È quello mio, sì. Era quello, confermi. questo. Vedi che è andato a caso. Hai capito com'è? Scusa, belli, cosa fa dei casi? Se vuoi ti puoi togliere il cappello, se no te lo puoi lasciare, anche i baffi li puoi togliere. No, i baffi li vedrei. Li vuoi togliere? Sì. Togli. Che sono... Vabbè che torna baffuta sempre piaciuta, però appunto, amore mio. Il cappello lo vuoi tenere? Sì, il cappello, come so, carina. Ti sta bene. Sì, sì. Ma perché adesso c'è un momento molto particolare
perché tu fai, tu parli tanti dialetti, sì, e sai fare tante risate, sì. In questo momento porterò qui sul nostro palchetto qualcuno che sa fare qualcos'altro con la bocca, ovvero il beatbox. Wow. Ok? Wow! Bad Beast! Vai, puoi salire. Perché mi è venuta questa idea qua, se si può fare, ovvero che tu mentre fai beatbox lasci un vuoto e ti inserisci con una risata, quella che vuoi. Dai. Okay. Si può provare? Sì, ci si può provare. Proviamo? Vai, 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 quando vuoi. Insomma, ti è piaciuto? Ti sei divertita? Spettacolo, okay. Lo voglio sempre quel ragazzo accanto a me. Lo porti proprio a casa e sì, te lo lasci sì, lì sì, vicino al comodino. Ma intanto non fai un saltamburo? Senti, ma classica domanda di Vito. Dimmi. Progetti per il futuro, quali sono? Che cosa vuoi fare? Progetti per il futuro? Continuare a su questa via, nel senso, cioè io mi diverto, quindi finché mi diverto, esatto, sì, è questo. Poi insomma io sono aperta a tutte le cose quello che mi prospettano, che... esatto, sì, si valuta. Però, che poi hai anche due figli, io dovevo sbagliare. Sì. Quindi si può dire che sei una MILF, per esempio. Beh, MILFona, sì, si può dire, si può dire. Ecco. Guarda, un'altra idea che mi era venuta in mente è, siccome tu fai diversi video dove identifichi diversi tipi di ragazze, si vorrebbe fare un piccolo sketch dove tu fai diversi tipi di ragazze che reagiscono alla magia. Ci stai? Vai, ce n'hai due, tre che vorresti fare? Sì, tipo dai, snob, che ne so. Facciamo la snob, la quatta romana. Quattro romani. E la bambina, dai, okay. la donna bambina. Quindi guarda, io ti faccio una cosa proprio velocissima e vediamo come reagisce chi? La snob. La snob, dai, ok. Vediamo la snob. Vai, proviamo con la snob. Allora Angelica... La posizione da snob. Ok, giusto. Allora Angelica, come vedi qui c'è un pezzettino di carta. Questo è un accendino. Ma va. Ok, e io darò fuoco a questo accendino, no scusa, è al pezzettino di carta, e poi ci sarà la magia, guarda. Interessante. Vabbè, però questo è la snob. Esatto. Questo è proprio la snob e capita, i tauri, capita. Allora io te lo rifaccio e facciamola. La quarta. La quarta, sei pronta? Vai. Sempre lo stesso, eh? Vai. Un pezzettino di carta, sei Insomma, pronta? Ma sei mago? Sì, sono un mago. Fammi un po' per impar de piotte. Non posso. Sei mago, vabbè. Ti faccio vedere, però guarda che so fare, Angelica, aspetta, guarda. Aspetta, fammi vedere. Vai. Vabbè, guarda che so fare, Angelica. Io... Fammi vedere, va. Do a fuoco questo pezzettino di carta, Boni, vabbè, un par de piotte, che si so? No, 20 so... centesimi. Boni, grazie. Vai, questa pure era ottima. E la bambina. La bambina, okay. La bambina. Ci Vai. Sei? Sì. Vai. La magia! Sì. Oh. Sono un mago. Vero? Sì, sono un mago. Va bene. Allora, qua è un pezzettino di carta. Oddio! Non ho fatto niente. Allora, un pezzettino di carta, un accendino. Oddio! Non ho fatto niente. Guarda che cosa succede. Okay. Un pezzettino di carta, gli diamo fuoco. Ho paura. Perfetto. Siamo quasi in dirittura d'arrivo. Devo controllare se mi sono arrivati i 300 follower. Dai, l'avevi controlla. Condivisa, giusto? Certo, okay. Sì, assolutamente. Le mie fan sono però molto... devono essere tutte donne. E tutte, vabbè, tutte donne. Calcolo anche su Instagram la maggior parte di persone. Sono tutte donne, dici? Sì, okay, Instagram okay. È... Allora, vediamo un attimo.
Stavo a 14.300. Sì, stai a 14.000. Sono arrivato. L'hai presa. Davvero? In realtà non proprio, perché manchi di una quarantina di persone. Dai il tempo, però dai, in 10 minuti sono arrivati più di 250 persone. Ti spiego un gioco di magia. 500 euro sono, grazie. Come 500 euro? Se vuoi ti spiego un gioco di magia. Innanzitutto vogliamo ricordare di condividere questo video. Condividete, lasciare un like. Like e commentino anche. Commentino. Soprattutto c'è Angelicuccia, insomma, Angelicuccia, like. Dai, Angelica. Vabbè, ci sta. E ti spiego un gioco di magia. Ok. Mi serve questo qua. Allora, dimmi un po'. Basta. Grande. Finito? Posso? Possiamo fare un applauso? Stegosauro. Ma come stegosauro? Papà, dai, ma pure quando si parla di magia. Ma per favore, me ne vado, basta. Avevo un'estensione.